Si può dire che i piccioni fossero dei veri e propri soldati e che rischiavano la vita durante le loro missioni. Missioni che a volte non si limitavano al recapito di un messaggio. Benvenuti Vivians! In questo video vi parlerò di come le persone comunicavano a distanza prima dell'invenzione del telegrafo. In particolare vedremo il colombigramma, i segnali di fumo e i segnali di fuoco. Il colombigramma. Per millenni il mezzo più veloce per mandare un messaggio è stato il colombigramma e come si intuisce dal nome si tratta di un telegramma tramite colomba, o meglio, tramite un piccione viaggiatore. Una varietà di piccione in grado di ritrovare la strada di casa percorrendo distanze anche molto lunghe. Si legava un pezzetto di carta con il messaggio alla zampa dell'animale e lo si liberava, certi che sarebbe giunto a destinazione. Questo sistema possiede però una pecca. I piccioni viaggiatori tornano solo al loro luogo di origine. Non è possibile addestrarli per andare da qualche altra parte, quindi non possono fare avanti e indietro per consegnare il messaggio. Per rispondere, quindi, si mandava un altro piccione che aveva come luogo d'origine il punto di partenza del messaggio. Ma come fanno a trovare la via di casa? I piccioni viaggiatori magari sembrano un po' tonti, ma in verità possiedono numerosi sistemi di orientamento. Un po' come dei superpoteri. Percepiscono il campo magnetico terrestre, si orientano con la posizione del sole, riescono a riconoscere gli odori del proprio nido d'origine e sono capaci di individuare alcune caratteristiche del paesaggio. Per di più, i piccioni viaggiatori riescono a percorrere fino a quasi 2000 km in una volta, viaggiando in media a circa 80 km all'ora. Anche se più la distanza è grande e più la media si abbassa, si stancano anche loro, porelli. Ora penserete che usare un piccione viaggiatore sia un sistema antico, medievale, ma in verità furono usati fino al XX secolo. Sì, il colombigramma nacque 3000 anni fa e lo usavano già gli Egizi, i Persiani, i Greci e i Romani e rimase un mezzo di comunicazione efficiente fino all'avvento del telegrafo. Ma non vennero dismessi neanche dopo l'invenzione del telefono e della radio, perché tornarono molto utili in ambito militare, soprattutto durante le due guerre mondiali. Durante la Prima Guerra Mondiale, i sistemi di comunicazione più moderni potevano facilmente avere dei guasti, essere manomessi o intercettati. L'esercito italiano risolse il problema facendo largo uso dei piccioni viaggiatori, tanto da creare delle colombaie mobili per mettere in comunicazione le truppe in prima linea con i comandanti delle aree più riparate. L'utilizzo dei piccioni viaggiatori spiazzò i nemici e fu talmente vantaggioso che vennero riadoperati anche nella Seconda Guerra Mondiale. Celebre fu il caso di Paddy, la colomba che il 6 giugno 1944 scampò i falchi tedeschi che venivano usati come contromisura per i piccioni nemici. Attraversò oltre 230 miglia, portando per prima notizie degli alleati riguardo allo sbarco in Normandia. L'impresa del pennuto, compiuta in meno di 5 ore, fu talmente eclatante che alla sua morte nel 1954 fu ricordato e premiato in una cerimonia speciale. Si può dire che i piccioni fossero dei veri e propri soldati e che rischiavano la vita durante le loro missioni. Missioni che a volte non si limitavano al recapito di un messaggio, ma di questo ve ne parlerò dopo. I segnali di fumo. Quasi tutti sappiamo cosa sono i segnali di fumo, uno dei metodi di comunicazione a distanza più antichi. Li usavano gli indiani, gli aborigeni australiani e gli Yamana. Il metodo consisteva nel coprire un fuoco con una coperta bagnata per poi toglierla rapidamente. Grazie a come veniva usata, sventolata sopra le fiamme o lasciata sul fuoco più a lungo, si ottenevano colonne o sbuffi intermittenti, così da creare un codice. Il principio è lo stesso dell'alfabeto Morse. Ogni tribù aveva il proprio sistema per fare il fuoco, ma l'importante era creare un fumo nero e denso, per essere il più visibile possibile. E i nativi erano molto bravi in questo. Sapevano infatti che tutti i materiali emettono un fumo bianco quando vengono riscaldati per la prima volta, ma appena si asciugano, il colore del fumo cambia.
conoscevano dei metodi per ottenere il risultato desiderato. Sapevano che il legno produce un colore marrone e nero, ma con l'aggiunta di foglie umide, oli e sterco si crea un fumo denso e scuro. Una volta appiccato il fuoco, si poteva ottenere la quantità, la densità e il colore di fumo desiderato controllando il materiale che bruciava. Sollevando e abbassando la coperta, riuscivano poi a regolare l'altezza e la quantità di fumo emesso. I tipi di messaggi erano allarmi e avvertimenti, come lo scoppio di una pandemia, l'avvicinarsi dei nemici, e riuscivano anche a dire quante armi portavano. Aiuto, come il bisogno dei rinforzi durante una battaglia. Notizie, come la vittoria o la sconfitta in una battaglia, o anche i cavalli catturati. E poi quelle generali, come la morte di un capo o una nascita importante. Il codice era necessariamente abbastanza semplice. Uno sbuffo significava attenzione, due sbuffi va tutto bene, tre sbuffi pericolo. E di notte i segnali di fumo, come è facile intuire, venivano utilizzati di giorno. Di notte gli indiani preferivano utilizzare le pire infuocate. Per trasmettere messaggi a località molto distanti, organizzavano una catena di fuochi. Ad esempio, si creava una grande pira centrale e nei pressi tanti piccoli focolari allineati o in gruppo. Per evitare che i nemici potessero leggere i messaggi inviati, le varie tribù sceglievano un luogo preciso e un tempo prestabilito da dove inviarli. Oltre ai segnali di fumo e ai fuochi notturni, gli indiani utilizzavano molte tipologie di comunicazione non verbale, come ad esempio le pitture di guerra, il linguaggio dei segni, gli specchi con cui dirigevano i riflessi del sole, le pile di pietra, o anche delle illustrazioni sulle pietre, gli alberi e le pelli. Mandavano anche segnali tramite il movimento del cavallo o del cavaliere, comunicando ad esempio la distanza e la consistenza di una mandria di bisonti, facendo muovere il cavallo in determinate direzioni e con precise mosse. Gli indiani riuscivano a comunicare con tribù che non parlavano la loro lingua grazie a dei codici non verbali. Oggi invece riusciamo a parlare con persone di nazionalità diversa grazie all'inglese, e con Cambly puoi imparare a parlarlo fluentemente. Collegandoti all'app o al sito di Cambly puoi scegliere di fare lezioni online con tutor madrelingua provenienti da diverse parti del mondo. Qualsiasi sia il tuo livello di inglese e il tuo obiettivo, gli insegnanti ti aiuteranno a raggiungerlo con lezioni mirate. Devi viaggiare? Superare una certificazione? Parlare con collaboratori all'estero? Cambly fa il caso tuo. Approfitta del più grande sconto dell'anno. Con il codice VIVIEVERYDAY60 avrai uno sconto del 60% sui piani annuali. Ma ti conviene iscriverti ora, perché l'offerta è a tempo limitato. Avrai anche 10 minuti di prova gratuita e per usufruirne devi solo iscriverti, non inserire altri dati. Provare non costa niente. E ora parliamo dei segnali di fuoco. Prima vi ho parlato di come gli indiani di notte utilizzassero i segnali di fuoco per comunicare, ma non erano gli unici. Infatti, utilizzare i segnali di fuoco per mandare notizie a grandi distanze era un metodo molto antico. Prima di tutto venivano usati per dare un segnale precedentemente stabilito, ad esempio segnalare una situazione con un sì o un no, avvertire di compiere un'azione o che qualcosa era successo, come ad esempio: vedi il fuoco acceso, significa che puoi entrare in città o che il nemico sta perdendo. Riuscivano anche a dare altre piccole informazioni con i movimenti della torcia, ad esempio con movimenti verticali arretra, orizzontali avanza, e riuscivano anche a dare informazioni numeriche aggiungendo delle torce. E fin qui era tutto abbastanza semplice. I problemi nascevano quando dovevano comunicare ordini e messaggi più complessi. Le battaglie creavano spesso situazioni imprevedibili, che non potevano essere comunicate con segnali concordati in anticipo. Così, i greci svilupparono un sistema di segnali con le torce, che riproducevano le lettere dell'alfabeto tra torri situate anche a diverse miglia di distanza. Dei sistemi molto complicati, che se volete potete approfondire cliccando il link che vi lascio in descrizione. Il primo messaggio criptato. Altri antichi sistemi di comunicazione erano quelli sonori,
come le trombe, i corni, le conchiglie, usati per dare ordini in battaglia. E sempre in battaglia tornavano utili i riflessi degli scudi e gli stendardi colorati. Un sistema antico, usatissimo in tempo di pace e di guerra, era quello dei corrieri, i messaggeri umani. Durante le guerre era però rischioso usare un messaggero, perché il messaggio poteva essere facilmente intercettato e decifrato. Gli Spartani a tale scopo idearono il sistema della scitala. La scitala era una stecca di legno liscia o sfaccettata su cui veniva avvolta, senza lasciare spazi, una striscia di papiro o cuoio su cui poi veniva scritto il messaggio nel senso della lunghezza. Completato il messaggio, la striscia veniva srotolata, rendendolo illeggibile per chi non avesse avuto una scitala della stessa lunghezza e diametro. Animali spie. Vi avevo accennato poco fa che i piccioni in battaglia non venivano usati solo per consegnare messaggi. Infatti, durante la Guerra Fredda furono addestrati per volare clandestinamente sull'Unione Sovietica e fotografare obiettivi sensibili. Erano anche in grado di depositare cimici sui balconi e i davanzali dei nemici per ascoltare le loro conversazioni. L'operazione americana che coinvolgeva i piccioni risale agli anni 70 e aveva il nome in codice Takana. I piccioni venivano liberati in zone specifiche con una piccola fotocamera automatica addosso e, rientrando nelle basi USA, fornivano informazioni preziose. Ma l'operazione Takana non fu la prima operazione in cui vennero utilizzati gli animali. Già negli anni 60 vennero fatti esperimenti sull'utilizzo di animali in missione per operazioni belliche e di spionaggio. La CIA, ad esempio, addestrò un corvo a raccogliere o trasportare piccoli oggetti da o verso luoghi inaccessibili alle persone. Una luce laser indicava l'obiettivo al corvo e una luce lampeggiante lo attirava verso il luogo di partenza. Sempre negli anni 60, gli Stati Uniti addestrarono dei delfini a entrare nei porti nemici per compiere missioni subacquee. Ma si rivelò difficile far loro capire gli ordini dati da qualcuno che non fosse l'addestratore. Tornando ai sistemi di comunicazione, la svolta si ebbe nel 1837 con il telegrafo. Le parole ora potevano essere trasformate in impulsi elettrici in grado di viaggiare ovunque attraverso una rete estesa di cavi. La comunicazione a distanza non dipendeva più dal mezzo di trasporto utilizzato e i piccioni poterono riposarsi, almeno fino allo scoppio di una guerra. Siamo giunti al termine di questo video, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un mi piace e se volete venite a trovarmi su Instagram. Alla prossima, ciao!